Casino, casino, casino. Allora, il camper è a riparare, in teoria ci sono delle infiltrazioni grosse che mi fanno vedere oggi. Speriamo sia tutto risolvibile, insomma, che si faccia il tutto. Cosa succede poi? Altri aggiornamenti? Che cazzo sto combinando io in questi giorni? A parte il casino che ho in testa. Allora, or dunque. Ah sì, sto andando a fare un colloquio. Ce l'ho alle 2:30. Dopodiché ho un altro colloquio ancora venerdì, quindi si spera bene. Dai, dai. Adesso sto aspettando una risposta per avere un prezzaccio del Surface. Se non la ricevo, vado a prenderlo al centro commerciale. Oh, è estate, cacchio, mi metto il maglione io. Sono su una Mercedes classe A. Corrono troppo ste diavolerie moderne. Porca miseria. Meno di 140 non riesci a fare, è una roba incredibile. Col mio camperino 50-60 all'ora fissi sempre. Al nonno. Ciao nonno! I noni. Vedi, non è tanto la mia collezione di multe del passato che mi ha fatto cambiare idea, ma io sostengo che più una macchina corre, almeno nel traffico, nella maggior parte delle strade che percorri, è più stressante a guidare, perché sei sempre che freni, che stai sempre attento ad andare in culo a quello davanti e sbuffi e non riesci a sorpassare, perché senti la macchina che chiama, cioè ti abitui a una velocità che potrebbe essere decisamente superiore a quella che ti fanno fare gli altri, e chiaramente quando non la raggiungi il tuo cervello dice: oh, qua cazzo succede? Hai capito? Col mio camperino già il problema è inverso. Col camperino hai sempre la strada libera davanti, cioè casomai sei tu che la fai la coda. Mi ricorderò sempre quella volta che ho preso la Smart in concessionaria, bellissima quella volta. Allora era montato con me il ragazzo della concessionaria per farmela provare, no? E insomma andiamo a farci un giro, e io all'epoca, stufo un po' delle multe, un po' di tutte queste macchine veloci, volevo una macchina che corresse poco, no? Quindi ho scelto sta Smart, che è un 800 di cilindrata, a gasolio tra l'altro, no? Infatti devo stare attento a non andargli in culo l'appunto qua davanti, per l'appunto. E insomma la provo un po' le marce, provo a accelerare e guardo il ragazzo e gli faccio: oh, ma non va un cazzo! E tipo mi fa: ma no, ma cosa dici? Ma è leggera, è sprintosa, ha una bella ripresa. No, no, guarda, è proprio ferma, è perfetta, la prendo, mia. E da lì effettivamente molto è cambiato, insomma. Sì, è vero, aveva il suo sprintino, però comunque era una macchina che la velocità la sentivi di più, no? E quindi ero molto, infinitamente molto meno stressato nel guidare. Adesso col camper è proprio pacchia, relax. Ma mi sento vuoto senza camper, non mi sento più io, accidenti. Cioè, ho capito che anche tutto questo è parte del gioco, della storiella, del progetto, di tutto quanto, s'era qua. Però, boh, non riesco, non mi vengono più spontanei i video in macchina così. Mi sono anche pettinato. Ma ste robe, non è zingaro tutto ciò. Però la barba l'ho tenuta, anche perché vabbè, adesso andiamo in agenzia interinale. Oh, vengi Madosh, cazzo, ho capito che sei grande, ma porca troia, sta moda di venire nella corsia degli altri, no? non mi piace neanche quella delle ballerine, ma quella di venire in contromano è peggio ancora, però è grave anche quella. Ho lasciato la personalità dentro al camper, anche i vestiti e la roba di ricambio, sì vabbè, ma quelli sono dettagli, e anche la tastiera del computer. Adesso ho provato ad attaccarmelo a casa, ma ho anche internet che non prende là, ma sì, dai, facciamoci questi giorni di sofferenza, questo amore a distanza camperistico, porco cane. Allora procediamo con ordine per la giornata di oggi. Step 1, fermarsi a tirare su una sigaretta da qualche parte. Step 2, andare al colloquio con l'agenzia interinale, questo qui, che dovrebbe avere più posti da proporre. Fuori casa, in Friuli, tanto a me che me frega, ho l'inverter, ho tutto, quindi posso andarci in camper. Yes, 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 yes. Risata malefica. Devo girare qua, no, dritti. Però vedi, in camper il problema che ti venivano nella tua corsia non c'era, perché ti mettevi così e arrivavi tu con sto bestione qua, sto bilico, sto tir, vabbè, non esageriamo, però insomma si tiravano un attimo in qua, no? Step 1 di farsi sulla cica completato, cioè nel senso, ho trovato il posto, sono davanti
Guarda, quello probabilmente sei tu che sei venuto col camper perché hai trovato nelle puntine il borgo di Cordovado. Che te l'avevo segnato. Benvenuti in Furlandia! Eccoci qua, guarda che bei colori la Furlandia di coso là, in primavera. Guarda, guarda che colori furlani, guarda, che robe. Ok, arrivato all'agenzia interinale della Furlandia con 42 minuti di anticipo, come sempre. Uble! Vediamo fase prelavori, che mi hanno già anticipato luce. Qua c'è il male, qua da rifar tutto. Ciao camperino. Porca troia. Lavandinello.